Jeremías Rodríguez, cronista a Uomini e Donne, lui smentisce, non ci sarò. La verità del fratello di Belen e Cecilia sulla sua possibile partecipazione a Uomini e Donne. Jeremías Rodríguez sarà il nuovo cronista di Uomini e Donne? La voce circola da settimane e, solo ieri, sembrava essere arrivata l'annuncio ufficiale attraverso una diretta Instagram in cui il giornalista Gabriele Parpiglia confermava lo sbarco di Jeremías alla corte di Maria De Filippi. Invece, è stato lo stesso Rodríguez a smentire tutto, nella puntata odierna del programma web Casa Signorini, alla domanda sulla sua eventuale partecipazione al trono, la risposta di Jeremías è stata un no secco. La foto del provino a Uomini e Donne. Jeremías avrebbe comunque sostenuto il provino nel programma di Maria De Filippi, come dimostrava il selfie nel camerino degli studi Helios, dove vengono registrate le puntate di Uomini e Donne. I nomi dei nuovi tronisti saranno presto noti, dal momento che Nicolò Brigante ha annunciato di essere vicino alla scelta tra Virginia e Marta e anche per quella di Sara Affifella dovrebbe mancare poco. Jeremías spiega dove è papà Gustavo. Nella puntata, qui video completo, Alfonso Signorini ha inoltre accennato a Gustavo Rodríguez, il padre di Jeremías, Belen e Cecilia, in molti si sono interrogati sulla sua misteriosa assenza al compleanno di mamma Veronica Cozzani. Il figlio ha spiegato che il genitore è rientrato in madrepatria, glissando però sulle ragioni della partenza e, soprattutto, sulla durata della sua permanenza oltreoceano. Mio papà è tornato in Argentina, doveva risolvere delle cose. La voglia di fare un programma per bambini con Santiago. Se davvero non vedremo Jeremías a Uomini e Donne, non è detto che il fratello di Cecilia e Belen non torni presto in TV. Recentemente, il gefino ha manifestato il desiderio di diventare conduttore in un programma dedicato ai bambini col nipotino Santiago, figlio di Belen. Dopo che tutti i fratelli Rodríguez sono sbarcati sul piccolo schermo, ora è tempo di lasciare spazio anche alla nuova generazione.